Ebbene, ci siamo ragazzi, video sui demoni. Perché se noi cerchiamo la perfezione e di là tendenzialmente tutto bello e pulito, ci sono delle presenze che ci vorrebbero fare del male? E soprattutto esistono con i nomi che noi utilizziamo, i nomi classici dei demoni? Allora, innanzitutto i nomi sono nomi, tanti li chiamano allo stesso modo. Uno che viene chiamato, che ne so, Baal, potrebbe essere un altro tipo di demone dall'altra parte ed è il solito. La solita presenza o presenze, perché secondo me anche lì, come c'è il collettivo in alto che se tu chiami Dio ti viene il primo disponibile, il call center, anche lì secondo me c'è questo collettivo di anime che in quel momento sta facendo quel percorso di malvagità che arriva da te. Quindi io credo poco ai nomi singoli, infatti quando facevo i rituali vi dicevo magari arriva qualche interazione varia, però non è che arriva lui, il tizio famoso del... Quando ho evocato Sara Sarita, io non credo che sia venuto Sara Sarita lei in persona, no, è venuto una che, o uno che si è sentito chiamato così, voleva divertirsi ed è entrato. Il loro percorso ovviamente, io non so ancora se il loro fa parte del loro percorso evolutivo perché loro devono cambiare o se si devono mettere al servizio degli altri e quindi devono fare la parte del cattivo. Questo perché c'è sempre bisogno di un cattivo, se no non impariamo niente. Se tutti fossero buoni e tranquilli non staremmo qui incarnati. Vi ho già spiegato che i grandi dittatori della storia, quelli che hanno fatto più massacri, sono serviti ad altre anime buone. Purtroppo, è così. E quindi anche questi demoni, queste presenze negative, servono. Però è tuo loro fanno un gioco di ruolo e tu, giocando in questa vita, in questo gioco di ruolo, hai il compito di contrastarli, di non farti beccare. Insomma, è come giocare a un gioco, a un videogioco. Tu cosa fai? In un videogioco devi scappare dai nemici, devi uccidere i nemici e ora attenzione alla parola uccidere, intendevo i demoni, devi scacciarli comunque e devi andare a perseguire il bene fino ad arrivare alla fine e poi fuori dal gioco tu ti comporti in un modo diverso e qui uguale, noi siamo sulla terra, devi giocare con le regole della terra. Le regole della terra sono quelle di sì, sei spirituale, devi essere spirituale, devi ascoltare queste cose, questi video, sì, ma devi anche giocare con le tue regole ed avere i piedi per terra, perché siamo sulla terra. E se tu ti estrani troppo vai dall'altra parte. Io sono stato ripreso dagli spiriti perché io stavo troppo dall'altra parte, in un certo punto della mia vita. Il momento in cui stavo leggendo tutti questi libri, io mi ero deviato troppo. Ero talmente deviato che mi dimenticavo di come si viveva sulla terra. Sembravo un mezzo santone. Cioè chi stava intorno a me mi sentiva parlare in quel modo lì, non stavo giocando secondo le regole. Io invece devo interpretare il me stesso umano che ha la sua vita, che si arrabbia quando si deve arrabbiare, che non è un santone, che fa le cose, che si informa, che impara le abilità, che eccetera eccetera, che ha tutta la serie di hobby umani, terrestri, e voi dovete per forza giocare così perché altrimenti vi risentirete un po' strani. Non è che l'obiettivo non è quello meditare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per seguire la serenità, no, bisogna perseguire la propria strada cercando la serenità ma non in modo spasmodico, evitando le situazioni, perché così non funziona e così state deviando dal vostro percorso. La persona che si sente continuamente depressa e non esce di casa probabilmente dovrebbe cercare di iniziare a uscire di casa con l'aiuto di un professionista, perché se tu stai in casa da mattina a sera stai evitando delle cose. Dico probabilmente perché qualcuno, ormai l'avete capito, magari ha quello come scopo, non si sa, ma tendenzialmente se tu ti privi delle esperienze non stai vivendo, non stai studiando, è come essere iscritti a scuola e rimanere a casa. Quindi l'obiettivo non è quello di circondarsi di esperienze sempre perfette, mistiche e fantastiche, è quello di giocare con le regole della terra con la consapevolezza che stai giocando e quindi un po' più sereno, più tranquillo. Non prendertela male, ecco, magari prenditela meno male possibile. E non è facile perché ti hanno inserito il cervello umano apposta, perché come vi ho detto, da disincarnato tu sei pulito, sereno, tranquillo, non soffriresti, quindi non impareresti. C'è bisogno di giocare un gioco di ruolo per capire cosa si prova. Come nei videogiochi noi capiamo certe sensazioni giocando in una situazione in cui non ci ritroveremo mai. Nei videogiochi anche ultimamente ci sono delle situazioni molto molto fighe, per quanto agghiaccianti, anche negli horror, da dire devo salvare lui o lui, chi salvo, lui o lui, nella vita non vi capiterà mai, ma lì avete anche poco tempo e dovete salvare due persone che amate, cosa fate? Ecco, ci sono queste situazioni molto interessanti che
fanno parte di quel gioco, che vi fanno riflettere, vi aiutano. Secondo me adesso anche i videogiochi, come i film e i libri, stanno facendo grande parte nella nostra evoluzione spirituale. In barba a chi dice che i giochi non servono a niente, no, sono sempre più interessanti e ben fatti, anzi. Perché se prima lo erano film, non vedo perché adesso non possano esserlo i videogiochi. Le presenze negative che ci sussurrano le cose. Tante persone potrebbero dire di sentirla. Guardate che a volte è lo spirito guida che vi sta dicendo di fare una cosa che magari per voi è brutta, quindi pensate che sia un demone, ma in realtà è il vostro percorso. Ma state attenti, meditate, riflettete, cercate di capire se è veramente il vostro istinto oppure no, oppure una presenza negativa. Bisogna stare molto attenti. Bisogna rifletterci 10, 20, 30, 40 volte quando il vostro istinto vi suggerisce qualcosa di negativo, perché non... raramente si ha quel ruolo. E quindi bisogna prima stare molto attenti, appunto. Io non entro nel merito, perché comunque non è mio compito stare a istruire le persone, però ecco, io qui gioco con le regole della Terra. Se una persona mi dice, il mio istinto mi dice qualcosa di negativo, io è mio compito dire, cerca il qualsiasi modo per capire che non sia quella la tua strada, probabilmente. Fai di tutto perché probabilmente non lo è. Lo è? Pensi di dover seguire qualcosa? Io non ti do consigli, perché non è mio compito. Il mio compito è vivere la mia vita, cercare la mia strada, e nella mia strada io sento fortissimo di dover parlare delle mie esperienze. Basta. Non sento di dover istruire qualcuno da dire, tu devi fare così. No, libero arbitrio. Io vi lascio tutte le porte aperte, voi le oltrepassate, e poi non è colpa mia però. Se qualcuno mi dice, io ho fatto come facevi tu, ma mi è andata male. Ma io non vi ho detto che dovete fare come me, vi ho detto di riflettere, di seguire il vostro istinto e di fare quello che sentite di fare. Ma non sono responsabile della vita di nessuno io, sono responsabile della mia e voi della vostra. Quindi queste presenze negative sì esistono, però... dire negativo forse lo diciamo nel contesto di gioco di ruolo della Terra, perché viste di là sono semplicemente degli insegnanti che hanno un ruolo. È come la vostra insegnante di scuola che vi riprende e si arrabbia e voi dite, ah, lei è un demone, no, lei sta cercando di fare un ruolo, di istruirvi. E lì uguale, oltretutto alcuni di loro fanno parte di quello staff che è necessario per farti fare delle esperienze. Questo è un argomento complesso e pieno di buchi, vi dico, io ne ho tanti di buchi su questo argomento, argomento demoni, ma io li reputo comunque persone, anime come altre. Quando ho aperto la D-Book Box, ho fatto dei discorsi prima di aprirla, e vi ho detto che io mi sentivo di aprirla, anche se ci fosse stato un demone, perché non è giusto che una presenza rimanga intrappolata, magari era il suo compito, io sentivo, con il mio istinto, di doverla aprire quella scatola. Perché anche se è un demone, non esiste il demone negativo, eccetera, eccetera. No, esiste che va liberato. E non è come nei film che tipo il demone va tenuto imprigionato, secondo me, attenzione. Mentre la presenza buona va liberata. Ma secondo me tutti vanno liberati. E la presenza negativa è una presenza che ha un suo compito, un suo ruolo. Non vedo perché io non debba liberarla. Io non mi sentirei mai di imprigionare delle presenze. Infatti, quando poi ho aperto la D-Book Box, è stato... un grande periodo di benessere, lo reputo anche un premio che mi è stato dato dall'alto o da quella presenza stessa, se era bloccata, del fatto che ho agito bene, ho agito benissimo. Ci sono persone che mi hanno detto che mi avrebbe ammazzato, che sarei stato malissimo, no, è successo tutto l'opposto. Ah sì, qualcuno mi ha detto aspetta un anno e mezzo, è passato ragazzi, è passato e sono ancora qui. Quindi va sempre tutto bene. Io non ho ancora trovato il 100% della mia strada, ho trovato la maggior parte della mia strada. Ci sono delle piccole cose mentali che io devo risolvere che mi causano dei piccoli acciacchi, delle mie deviazioni, paure, ecco, mentali, chiamiamole così, paure mentali che poi mi portano ad altre cose. Poi c'è il fattore legge dell'attrazione, che è interessante, ne ho parlato anche in altri video. Legge dell'attrazione è appunto quello che pensi attrai, perché comunque tu hai un libero arbitrio e la materia non esiste, è energia, quindi se tu ti concentri, diventi bravo, riesci veramente ad attrarre delle cose. Tu ottieni quello che veramente persegui, ecco. Effettivamente se ti impegni al 100% in una cosa, tu dovresti farcela. A meno che non sia proprio un paletto della tua esistenza in quella vita. Tu non devi per forza farla, quindi non ce la farai mai, per dire. Però, tendenzialmente è difficile che uno voglia perseguire al 100% un obiettivo che non è della sua strada. Non lo vorresti fare.
Come vi ho detto, io pensavo che il mio obiettivo sarebbe stato diventare dipendente quando dovevo lavorare. Non ce la facevo. Eppure mi ci impegnavo. Accidenti, le occasioni ne ho avute tantissime perché andavano tutte male. Era destino, ma non lo sentivo così tanto. Lo facevo perché lo sentivo come dovere di farlo. In realtà poi ho scoperto che dovevo ragionare fuori dagli schemi e dire aspetta un attimo, lavora per te stesso e tramite te stesso per gli altri. Non per gli altri come dipendente, lì si è sbloccato il mondo, quindi anche al 100% non ce l'avrei fatta, ma io non lo volevo al 100%. Per questo vi dico, se vi impegnate al 100% ce la fate, semplicemente perché se vi volete impegnare al 100% vuol dire che lo potete avere. Ecco, quindi a quel punto è solamente una questione di volontà e di determinazione. Mi raccomando, siate determinati in quello che volete, rispettando gli altri, perché voi comunque dovete perseguire un obiettivo non ostacolando gli altri possibilmente, perché a parte qualche cosa io ho sempre sacrificato l'onestà, ho sempre sacrificato i soldi per l'onestà. Mi è successo troppe volte, tante volte, vi assicuro che avrei potuto fare di tutto per fare soldi e non l'ho voluto fare in nessun modo. Ad esempio, questi video potevano essere venduti, ve lo garantisco, potevano essere inseriti in una piattaforma a pagamento in cui se tu vuoi vedere una puntata di questo video che ti insegna tantissime cose che ho imparato nella mia vita, dovevi pagare, anche simbolicamente. Invece no, io ho voluto che fossero tutti gratuiti. Chi vuole donare perché si sente di aver ricevuto qualcosa e vuole darmi un ringraziamento, che poi sono tutti soldi che saranno investiti sempre per questi video, comunque, o video in generale, quindi per andare avanti, non è che sono soldi che butto per chissà che cosa, può farlo. Sono molto felice, sono molto contento, ed è una donazione volontaria. Io potevo mettere questi video a pagamento, non l'ho voluto fare, non lo farò. Li darò alcuni di questi in anteprima a chi ha donato, che ha il mio canale Telegram per i donatori o il TP per i donatori, lo farò come riconoscenza. Però non ho intenzione di mettere niente dei miei contenuti a pagamento, perché sono contenuti che devono arrivare a tutti, anche a chi non ha un euro. E qui a voi basta la connessione internet. So che c'è già un sacco di gente che non ce l'ha, però più che andiamo avanti più che sta diventando un diritto di base, quindi più facile da avere. Quindi spero che bene o male questi video arrivano a più persone e che li possa far sentire anche solo un po' meglio. Ecco, questo mi farebbe molto molto felice. Ci vediamo al prossimo video.